siamo con Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma. Bentornato a Mediotel Radio. Grazie, buonasera a tutti. Si è parlato oggi di sinergia tra il pubblico e il privato. È possibile? Che risultati dà? Beh, noi abbiamo avuto questa esperienza molto positiva, ovvero quella della creazione del Convention Bureau di Roma e Lazio. In questo caso abbiamo lavorato come privati, nel senso abbiamo costituito una società di carattere privato e poi abbiamo fatto un accordo con le istituzioni di competenza, in questo caso la nostra regione e il Comune di Roma, per una sinergia che possa dare un impulso giusto a questo istituto nuovo che si chiama Convention Bureau, di cui molte altre capitali già ne sono fornite da molti anni, che dovrebbe portare una commercializzazione della città di Roma nel circuito dei grandi congressi internazionali. E per quanto riguarda una meta comunque grande come è Roma, è possibile un'autenticità dell'accoglienza? No, non è così semplice. Ci sono realtà dove l'arrivo in città è circoscritto, faccio l'esempio di Venezia, dove ci si può accedere solo attraverso alcuni varchi, allora lì si può fare un controllo o anche, come dire, una regolamentazione. In città come Roma, dove si può entrare da tutte le parti, è difficile riuscire a fare questo tipo di discorsi. Si parlava oggi anche di centri storici che perdono la loro caratterizzazione. Beh, quello si sta accadendo e devo dire è un fenomeno che abbiamo sottoposto più volte all'amministrazione, ma non si riesce a capire per quale motivo non riescono a dargli una giusta importanza, ovvero quello che questa invasione che c'è stata degli affitti brevi e quindi delle case portate in affitto nei confronti dei turisti ha ormai preso il sopravvento su quello che è la presenza dei cittadini e quindi è molto difficile oggi trovare un appartamento che possa essere affittato normalmente a 4 più 4 a un cittadino normale con la propria famiglia, ma vengono quasi tutti affittati in senso turistico. Questo sta cambiando il volto proprio del centro storico, perché mancando i cittadini mancano anche tutti i servizi che erano rivolti ai cittadini, i negozi, possiamo dire il barbiere piuttosto che il piccolo alimentari, piuttosto che una merceria o altre cose di questo genere per prendere il sopravvento queste pizze a taglio piuttosto che souvenir eccetera. E allora noi non possiamo permettere che una città come Roma possa diventare una città museo. È un passaparola positivo, può aiutare nell'allungamento della permanenza nella città e in un possibile ritorno dei turisti? Beh, allora io sull'allungamento della permanenza sono sempre molto scettico, in quanto la tendenza oggi è di viaggiare più volte per meno tempo, quindi si viaggia più spesso facendo, se uno ha un budget di 1000 euro non è che spende tutti i 1000 euro per stare una sola volta da una parte, ma piuttosto farà diversi viaggi cercando di spendere il meno possibile, magari cercando anche di stare il meno possibile, ma farne diversi. Io più che l'allungamento del soggiorno tenderei invece a far sì che il turista possa tornare, perché raggiungeremo due obiettivi. Il primo è quello di far conoscere altre parti della città che normalmente il turista alla prima volta che viene non riesce a vedere, quindi noi abbiamo tantissimo da offrire, ma viene visto solamente il 20%, il 30% di quello che noi abbiamo e questa offerta alternativa viene utilizzata solo dal turista repeaters. Il turista repeaters, tra altre cose, torna in una città quando si è trovato bene, quindi il momento che abbiamo raggiunto l'obiettivo di far tornare il turista vuol dire che non solo possiamo proporgli delle cose alternative, ma abbiamo anche raggiunto l'obiettivo sicuramente di dargli una città accogliente. Grazie a Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma. Grazie a tutti, arrivederci e buona serata.